Amici carissimi, una santa serata a tutti e ben ritrovati per questa nuova diretta sul ciclo di catechesi Adamo e il dono della Divina Volontà. Questa è la settima puntata e abbiamo cominciato a percorrere insieme. Scusate che stasera condizioni, insomma, fisiche non sono proprio ottimali. Comunque sicuramente andrà tutto bene. Abbiamo cominciato a percorrere questo itinerario avvincente che questa sera ci porterà a qualche passaggio ulteriore nella conoscenza di chi era Adamo, di quello che aveva, di quello che ha perso e di quello che possiamo recuperare di quello che Adamo aveva. Questo è un pochino il senso di questo ciclo di catechesi. Avremo modo di sentire anche prossimamente, forse già nella prossima puntata, addirittura il diretto interessato in persona, perché c'è una parte degli scritti dove Adamo in persona parla a Luisa e le dice alcune cose assai significative. Questa sera l'argomento sarà un po' una dolente nota, insomma, no? Perché è centrato fondamentalmente su quello che Adamo ha perduto. Con il peccato originale e la relazione che questo ha con l'opera che Gesù ha dovuto realizzare per poterci rimettere in condizioni di riacquistare questo dono perduto e anche alcune conseguenze, vedremo che questa perdita ha causato in Adamo, come se ne è reso conto, diciamo, abbastanza precocemente. E anche, insomma, un nuovo capitoletto che tratterà della differenza che c'era tra il prima e il dopo. Sono tutte quante cose importanti, per certi aspetti ricorrenti, ma sulle quali, merita, soffermare, insomma, con molta, attenzione, ecco, il nostro sguardo. Io passo subito alla lettura, non sono molto lunghi, sono tre brani. Due del volume 19 ed uno del volume 20. Ne leggiamo uno alla volta e poi piano piano li commento anche uno alla volta. Volume 19, 29 luglio del 1926. Figlia mia, il primo uomo col peccare perdette una volontà divina. E perciò ci volle la mia umanità unita al Verbo Eterno, che doveva sacrificare in tutto e per tutto la volontà umana della mia umanità per riacquistare questa volontà divina, per ridarla di nuovo alla creatura. Se l'uomo avesse perduto una cosa umana datagli da Dio, un angelo, un santo, gliel'avrebbero potuta restituire, ma siccome perdette una volontà divina, ci volle un altro uomo e Dio che la potesse restituire. Ora, se fossi venuto sulla terra solo per redimerlo, sarebbe bastata una goccia del mio sangue, una mia piccola pena per metterlo in salvo. Ma siccome venni non solo per salvarlo, ma per restituirgli la mia volontà perduta, questa divina volontà volle scendere in tutte le mie pene, nelle lacrime, nei miei sospiri e gemiti, in tutto ciò che io facevo e soffrivo per riacquistare di nuovo il dominio in tutti e su tutti gli atti umani. E così poter formare di nuovo il suo regno in mezzo alle creature. Allora, nell'apparente semplicità, questo brano è ricchissimo e è anche molto complesso, nel senso che contiene al suo interno tanta roba. Allora, io cerco di fare come sempre un pochino di ordine. La prima cosa. Discorso abbastanza chiaro. Adamo aveva come dono integrante i suoi doni soprannaturali il dono della divina volontà. Col peccato originale questo dono lo ha perso, spiega Gesù. E perdere una cosa di questo genere significa non perdere una cosa umana, per quanto che è un bene grande, ma perdono una cosa completamente divina. E quindi
La restituzione di un tale bene necessitava per forza un'iniziativa da parte di chi ha la titolarità su questo bene che quindi possa restituirlo, cioè Dio fatto uomo. Attenzione ancora. E dall'incipit di questo brano si capisce chiaramente, bisogna fare qualche riferimento di questo genere perché purtroppo nella aurea dottrina della divina volontà, ahimè, si sono già introdotti alcune voci, diciamo un po', chiamiamole un po' critiche, derivanti purtroppo da alcune letture o sbagliate o a volte parziali o a volte unilaterali che sembra essero state fornite. E voi sapete che c'è un'eresia grossa quanto una casa, condannata dal secondo concilio di Costantinopoli, dal terzo concilio di Costantinopoli, che è il monotelismo. Monotelismo significa in greco monostelos, un solo fine, cioè una sola volontà. In base a questa eresia, che era una forma, diciamo così, più raffinata e particolare del monofisismo di Eutiche, condannato rigorosamente dal concilio di Calcedonia nel 451, e il monoteismo dice che la volontà divina presente in Gesù assorbe talmente tanto la volontà umana da annullarla, così come il monofisismo diceva che la natura divina del Verbo era così preponderante, così presente da assorbire, Eutico usava il paragone della goccia in un oceano, la volontà, la natura umana di Gesù. Qui Gesù spiega, non c'è nessun assorbimento, qui Gesù ha vissuto la vita terrena, doveva sacrificare in tutto e per tutto la volontà umana della mia umanità per riacquistare questa volontà divina. Capite che cosa è successo? Cioè, Gesù, così come del resto la Madonna, dal primo istante del suo concepimento, aveva una vera volontà umana come la nostra, d'accordo? Ma per restituirci la volontà divina, doveva in tutto e per tutto, fin nel minimo dettaglio, nel minimo secondo, nel minimo istante, sacrificare questa volontà umana, cioè rinunciarvi, ma con un atto voluto e volontario a favore della volontà divina. La stessa identica cosa, sotto questo punto di vista, che ha fatto la Madonna all'istante stesso del suo concepimento. Poi Gesù aggiunge un particolare, che questa è un'operazione, l'abbiamo già vista, che necessitava l'intervento di un Dio, perché doveva restituire cosa rigorosamente divina. Ha perso una volontà divina, non semplicemente una cosa umana. Una cosa umana, dice Gesù, te la può ridare un santo, te la può ridare un angelo, te la può ridare chi vuoi. Questa no. Poi attenzione. Voi sapete, no? In molti si sono interrogati cercando delle spiegazioni teologiche sul mistero della passione di Gesù, perché la passione di Gesù è stata qualche cosa di assolutamente allucinante, cioè un bagno di sangue, soltanto quello che si vede esteriormente, una serie di torture disumane e indicibili, che veramente insomma lasciano a bocca aperta. E noi sappiamo tra l'altro che queste torture disumane, indicibili, sono niente in confronto a quelle più grandi ancora, cioè interiori, che Gesù ha vissuto, e non solo in occasione della sua passione del fine del Giovedì Santo e tutto il Venerdì Santo, ma per tutta la vita. Ora, questa montagna, questo universo, questo mare sconfinato di dolori, uno dice,
ci voleva proprio? Voi sapete che molti santi hanno cominciato a dire: bastava una goccia del sangue di Cristo per redimere non solo questo mondo, ma migliaia di mondi, coloro che ne fossero una goccia, qualora che fossero esistenti. E allora perché c'è stato questo bagno di sangue? Allora qui sono cominciate le spiegazioni, cioè che uno se ne deve dare. Se bastava una goccia e Gesù si è svenato perché è morto dissanguato, come dimostra il colpo di lancia da cui esce sangue ed acqua, cioè sangue misto a siero, non c'era più niente dentro quel corpo umano, come mai? Perché doveva mostrare l'eccesso del suo amore. Sì, questa è una bellissima spiegazione, e significativa, anche un po' poetica. Tutto qui? Qui Gesù dà una spiegazione teologica, non semplicemente poetica. Gesù spiega: se fossi venuto sulla terra solo per redimere l'uomo, sarebbe bastata una goccia del mio sangue, una mia piccola pena per metterlo in salvo. Perché che cos'è la redenzione in senso stretto? La redenzione in senso stretto è prendere su di sé il peccato, d'accordo? Quindi ottenere il perdono dei peccati ai peccatori, la riconciliazione con Dio e la grazia santificante. Quindi la forza dal Signore, una volta riconciliati con Dio e realmente redenti, di custodire la grazia ricevuta dal Signore e accedere quindi all'eterna salvezza. Punto. Non è tanto difficile. Ecco, per questo, dice Gesù, bastava una goccia del mio sangue. Perché una goccia del mio sangue? Perché il soggetto offeso dal peccato è Dio. E Gesù Cristo è Dio fatto uomo, d'accordo? Per cui una goccia del sangue di Gesù, d'accordo? Se noi vogliamo utilizzare, come la tradizione della Chiesa ha fatto, per esempio, il criterio di Sant'Anselmo d'Aosta, la divina giustizia deve essere soddisfatta. Come? In maniera infinita, d'accordo? Ma qual è il valore di una goccia di sangue di Gesù versata dalla dignità di soggetto figlio di Dio, dotato quindi della potenza infinita della divina volontà? È infinita, una goccia di sangue. Quindi basta una goccia di sangue per la redenzione di tutti. Attenzione però, qui non si tratta soltanto di redimere. Qui bisogna, attenzione, formare di nuovo il regno della divina volontà in mezzo alle creature. Questa è un'altra cosa. Qui si tratta non solo di redimere, ecco perché è evidente, cioè, si tratta di restituire il dono della divina volontà. Come si fa a fare questo? Attenzione, qui Gesù lo spiega. Nel regno della divina volontà, cerchiamo di focalizzare questi aspetti, che cosa succede? Succede che tutti gli atti umani, ma proprio tutti, e attenzione, tutti gli atti umani di ogni uomo, sono trasformati in atti divini. Perché questo non sia, come dire, una pia illusione, una pia poesia, cosa succede? Ci deve essere qualcuno, e qualcuno che ce l'abbia il dono della divina volontà, che abbia la capacità di sorvolare dappertutto, che rifaccia tutti gli atti umani in maniera divina, raggiungendo tutto ciò che si può raggiungere di ciò che è potenzialmente fattibile dalla razza umana. Rileggo il passaggio. Se fossi venuto sulla terra solo per redimerlo, sarebbe bastata una goccia del mio sangue, una mia piccola pena per metterlo in salvo. Ma siccome venni non solo per salvarlo, ma per restituirgli la mia volontà perduta, questa divina volontà volle scendere in tutte le mie pene, nelle lacrime, nei miei sospiri e gemiti, in tutto ciò che facevo e soffrivo. Perché? Per riacquistare di nuovo il dominio in tutti e su tutti gli atti umani, e così poter formare di nuovo il suo regno in mezzo alle creature. Attenzione che la formazione del regno della divina volontà ha due passaggi. Uno deve farlo Dio, d'accordo, dall'alto, e l'altro dobbiamo farlo noi dal basso. Il regno della divina volontà va formato, non è un qualche cosa di... Gesù l'ha fatto come?
facendo scendere la spiegato la sua volontà divina in tutte le minime operazioni della sua volontà umana. Tutte le pene che ha dovuto conoscere in tutte le loro acerbità, tutte le lacrime, tutti i sospiri e tutto ciò che ha fatto. Ora, questo si vede benissimo poi vedendo in parallelo anche la vicenda della Madonna, basta per esempio risentire la meditazione che ho fatto questa mattina nel giorno di Maria Regina, questo regno già formato da parte di colui che lo dona, che è Dio, deve essere poi formato in noi. E come lo formiamo in noi? Facendo la stessa cosa, cioè non facendo scendere la volontà divina in tutti gli atti umani, perché noi non ce l'abbiamo la volontà divina, ma imparando a portare tutti i nostri atti umani nella volontà divina. E questo si fa, risentire le catechesi fatte su Radio Buon Consiglio, come aprendo tutta quanto una serie di orizzonti che permettono la progressiva e sempre maggiore, come dire, attrazione dei nostri atti a causa del lavoro della nostra libera volontà nell'orbita del divino. D'accordo? Quindi, perché Gesù ha versato un fiume di sangue? Non perché questo era indispensabile per la nostra redenzione o necessario, perché bastava una goccia, ma perché questo era da farsi per ricostruire il regno perduto della divina volontà in noi e rimetterlo a nostra disposizione. Quindi ecco che significa quando dice che Gesù ha già fatto tutto. Gesù ha già fatto tutto, ma non vuol dire che noi non dobbiamo fare niente. Noi dobbiamo andare a prendere quel tutto e portarlo dentro di noi. Secondo capitoletto di oggi. Allora, volume sempre 19, 8 agosto 1926. Adamo, col sottrarsi alla volontà suprema, perdette la forza unica del suo creatore. E restando con la sua forza umana limitata, sentiva lo stento del suo operare. Molto più che la forza che metteva nel compiere un'azione lo debilitava, e dovendo farne un'altra, non si sentiva la stessa forza. Sicché toccò con mano la povertà delle sue azioni, che non avendo la stessa forza, non solo erano divise, ma ognuno aveva il suo difetto. Successe come ad un ricco signore che possiede una proprietà estesissima. Fino a tanto che questa è di un solo padrone, lui sfoggia, fa grandi spese, chissà quanti servi mantiene sotto di lui, e dalle grandi rendite che riceve fa sempre nuovi acquisti. Ma supponi che questa proprietà fosse divisa con altri eredi. Ecco, è già perduta la sua grande forza, non può sfoggiare più come prima né fare nuovi acquisti, si deve limitare nelle spese, i suoi servi sono pochi, sicché la sua grandezza, la sua signoria è svanita, appena gli restano le tracce. Così successe ad Adamo, col sottrarsi alla mia volontà, perdette la forza unica del suo creatore, e con ciò perdette la sua signoria, il suo dominio, non sentiva più la forza di sfoggiare nel bene. E così succede per chi non è del tutto abbandonato in braccio alla mia volontà, perché con essa la forza del bene si converte in natura e la povertà non esiste. C'è qualcosa da spiegare ovviamente anche qui, no? Allora, primo punto fondamentale. Adamo, dopo aver perso l'unione con la volontà suprema, se ne accorge, d'accordo, da cosa? Sente il peso della limitatezza delle sue forze umane, cioè per fare un qualche cosa fa fatica, si stanca, e la cosa fatta di sua propria volontà, quindi con fatica e producendo stanchezza, è difettosa, non è perfetta.
Qui penso che non ci serva scienza infusa, insomma, o chissà quale grande dimostrazione, cioè basta che ci guardiamo intorno, in noi stessi e fuori di noi stessi, questa cosa la vediamo in continuazione. Allora capite, da queste considerazioni, come sempre girandole e portandole al contrario, io posso capire che tra le spie che mi fanno presumere con una certa fondatezza che sto camminando nelle vie del divin volere, quindi sto camminando chiaramente, ancora non è finito il cammino, che non credo che finisca in questo mondo, quali sono? Quando sento una certa speditezza e meno fatica nel fare il bene, che diventa piano piano connaturale, cioè esattamente la situazione contraria rispetto al peccato originale, perché purtroppo il peccato originale, tra le cose brutte che ha fatto, è che oggi noi, la nostra natura è incline al male, la famosa concupiscenza. Quindi che succede? San Paolo lo esprime drammaticamente nell'ottavo capitolo della lettera ai Romani, dovrebbe essere l'ottavo se non ricordo male. Dice: io vorrei fare il bene, ma non ci riesco, non faccio il bene che voglio, faccio il male che non voglio. Quindi scopro dentro di me la legge del peccato, la chiama così. Poi purtroppo queste parole sono state travisate nel corso della storia. Lutero gli ha fatto dire, insomma, delle cose che vanno ben oltre quella che era l'intenzione dell'apostolo e la verità, no? Però il problema c'è, d'accordo? Il problema c'è, e le nostre operazioni ordinariamente sono imperfette, sono difettose. Questo, se noi andiamo a fare un'analisi fatta bene di noi stessi, ce ne accorgeremo. Allora, se io comincio a sentire meno il peso dell'operare il bene e al tempo stesso comincio a perfezionare il mio modo di essere e di agire, quindi avverto dei passi in avanti, degli scatti verso la perfezione, perché guardate che la vita nella divina volontà comporta la perfezione nella carità, d'accordo? La perfezione cristiana è fondamentalmente perfezione nella carità, e da questa perfezione nella carità a pioggia poi scendono tutte le azioni dell'uomo. Ma quello che diceva Sant'Agostino, che festeggeremo tra qualche giorno, ama e fa quel che vuoi, che purtroppo è una frase con cui ne fanno veramente, cioè, che per certi aspetti era meglio non dirla, mi perdoni il grande santo, non perché deve essere ben interpretata, ma è verissima se ben interpretata. Cioè, la vita nella divina volontà, in fondo, non è altro che il compimento perfetto dei due precetti della carità. Amerai il Signore di Dio tu con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze, e amerai il prossimo non solo come te stesso, ma come Gesù lo ha amato, fino ad amare anche il nemico. Punto. Chi ha queste due cose, le virtù le ha tutte, nessuna esclusa, nessuna. Proseguo il commento. Quindi Adamo, a dispetto di quanto abbiamo detto, tocca con mano la povertà delle sue azioni. Si accorge, dice: cosa è successo qua? Cioè, io prima camminavo come un razzo, è come se uno passa, se mi si perdona, insomma, una metafora, a me passa da una Ferrari a una 500, ma non la 500, 500L che gira adesso, la 500 dei 50 anni fa, d'accordo? La 500 che aveva la levetta vicino al freno a mano, io me la ricordo, insomma, insomma, no? Dice: mamma mia, cioè, se uno passa dalla Ferrari a una 500, si accorge che è passato da una Ferrari a una 500, insomma, no? C'è un abisso, c'è, capite? Quindi, così è. Gesù, nel 1926, non so se era già stata fatta la 500, fa un paragone a Luisa un po' più abbordabile, diciamo, un paragone legato alle proprietà fondiarie. Dice: se uno ha una proprietà
estesissima ed è il solo padrone, può fare lo splendido quanto vuole, insomma, perché ha delle rendite immense, ma se succede un problema e qui ci stanno i frazionamenti e cominciano a starci tante altre cose, quindi si perde, ecco, questa proprietà su questa cosa così estesa. È chiaro che questo indica la divina volontà che non c'è più, non si fanno nuovi acquisti, non si possono fare gli splendidi, non si è più così grandi, non si è più così signori, eccetera. Quindi la sottrazione alla divina volontà, conclude Gesù, comporta 1. Perdita della forza unica del suo creatore. Cioè, chi opera nel divin volere è forte, è potente, è temuto dal diavolo. Questo tante volte Gesù lo dice negli scritti, perché chi può opporsi, chi può competere con la divina volontà? Nessuno. Chi è tanto forte quanto una volontà divina? Nessuno. Col sottrarsi della mia volontà perdete la forza unica del suo creatore. E con ciò perdete la sua signoria, il suo dominio. Signoria e dominio su cosa? Su quello che troviamo scritto nel libro della Genesi. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza perché domini sugli uccelli del cielo, sui pesci del mare, sui rettili della terra, sul creato, eccetera, eccetera. E su se stesso. Noi questo adesso lo sappiamo benissimo. Noi dominiamo sul creato? Non credo. Cioè dominiamo sul creato nel senso che siamo capaci di costruire le città, ecco, siamo capaci di fare tante belle cose. Ecco, poi, salvo che tante belle cose che poi, come i drammatici fatti di cronaca recenti, insomma, sì, ecco, ma noi siamo capaci di dominare le varie forme di ribellioni del creato, tipo alluvioni, tipo terremoti, tipo tsunami, tipo uragani o cose di questo genere? Non credo. Non ce l'abbiamo più questa cosa. E perché non ce l'abbiamo più? E perché accadono queste cose? Facciamo una domanda per far capire differentemente, no? Immaginiamo che la razza umana si fosse mantenuta nella divina volontà. Io me lo sono chiesto. Terremoti ci sarebbero stati, maremoti ci sarebbero stati, uragani ci sarebbero stati. Io non credo. Se magari ascolta qualche scienziato potrà anche pensare che io sono che sono un matto, ma io non credo. Non lo credo. E la meditazione fatta questa mattina, il giorno di Maria Regina, era su un brano di un 8 dicembre, no? Dove Gesù faceva capire che la regalità della Madonna, quindi la signoria, quindi il dominio, anche sul creato, non è che è semplicemente festeggiata oggi. Oggi festeggiamo Maria, regina del cielo e della terra, finalmente dopo l'assunzione la Madonna ci è arrivata, è diventata regina. Ma quando mai? La Madonna comincia ad essere regina da subito. Perché? Perché appena concepita ha legato la sua volontà ai piedi dell'Altissimo e ha detto: io non la voglio neanche conoscere, io vivo solo di quello che vuoi tu. E cosa diceva Gesù? Diceva, il brano è del, per chi volesse andarlo a prendere, lo dico subito, è del 15 dicembre, dell'8 dicembre del 1922, volume 15. Gesù spiegava, dice: guarda che cioè lei è la dominatrice, attenzione, perché è il creato che la riconosce come dominatrice. Perché se un istante solo, in un solo atto, la Madonna fosse uscita dal divin volere, la creazione, dice proprio così, si sarebbero ribellati. Gli alberi avrebbero detto: io non mi bavano, che regina questa qua. Ma quale regina? Si è discostata minimamente dalla divina volontà. Io, caro Signore, che sono un albero, un povero albero, sono esattamente così come tu mi hai voluto e pensato, non mi sono discostato neanche di tanto così. Per cui la creazione non riconosce nessuna regalità se non a chi è fuso con la volontà divina, perché loro sono più bravi di noi, anche se non ne hanno merito.
perché tutte quante le cose create stanno esattamente facendo quelle per cui Dio le ha create. E tutti quanti i disordini che riverberano anche nella natura, come si legge nel Nuovo Testamento, sono tutti quanti figli del nostro peccato. Allora Gesù conclude questo paragrafetto, dice: attenzione, così succede per chi non è del tutto abbandonato in braccio alla mia volontà, cioè agisce a una vita cristiana stentata, molto sforzata, molto affaticata e molto molto imperfetta. È così, questo lo constatiamo continuamente. Non è una vita divina, è una povera e piccola vita umana, cioè quante cose piccine noi vediamo in continuazione essere partorite dalle piccole volontà degli uomini. È già un miracolo quando sono cose piccine, perché spesso e volentieri non sono cose semplicemente piccine, sono cose peccaminose. Ecco, quindi questo è questo secondo punto, la forza sovrumana perduta. Quindi quando uno si sente debole, quando uno si sente schiacciato dalle difficoltà, dai problemi, da momenti di crisi, da momenti di sconforto, tutto quello che noi vogliamo, devi immediatamente pensare: io mi sono sensibilmente allontanato dalla divina volontà. Punto. Questo nostro allontanamento, noi dobbiamo fare attenzione, perché noi stiamo sempre andando a cercare, questo insomma, vi parlo anche un pochettino da sacerdote, cioè la Chiesa nella sua sapienza, quando andiamo a messa, ci fa recitare subito il Confiteor: confesso a Dio Onnipotente che ho molto peccato per mia grandissima colpa, battendosi il petto, giusto? Ma io ci credo a questo oppure no? Perché quando noi cominciamo a vivere un momento difficile, un momento di crisi, cominciamo ad andare a fare la ricerca di chi è la colpa. Quasi certamente di qualcosa che è fuori di me, di una situazione che ho vissuto, di un problema che ho avuto, di un male che mi ha fatto qualche persona, cioè, d'accordo? Questo modo di vivere, di procedere, certamente è rispettabilissimo, il nostro Signore ci lascia liberi, insomma, no? Anche di esprimere, di formulare i nostri pensieri, ma non è dettato da sapienza, capite? Perché c'è un momento nella nostra esistenza, questo vi prego, insomma, in cui noi dobbiamo metterci davanti a Dio a nudo. Cioè, un momento di crisi nella nostra esistenza, cioè, può darsi che ti faccia anche scoprire tante brutte sorprese. Cioè, io vi dico, a qualche anima da sacerdote, l'ho detto tante volte, tu dire: fermati, ma tu ci credi in Dio? Ma ho detto queste cose non a miscredenti, cioè a gente che magari va a messa tutti i giorni, ma non significa niente che va a messa tutti i giorni. Bisogna vedere come ci vai a messa tutti i giorni, perché ci vai a messa tutti i giorni, per chi ci vai a messa tutti i giorni. Sapete quante volte si sorprendono, ma questo Gesù lo dice negli scritti: le opere buone fatte non per amore di Gesù, no, per fare contento chi ti vuole bene, per fare piacere a tua moglie, per fare piacere a tuo marito, e lasciatemelo dire purtroppo, per fare piacere al prete, al padre spirituale, al confessore. Succedono queste cose. Allora, se tu fai un'opera, questo Gesù lo spiega, no, negli scritti, se tu fai un'opera buona con questi fini, quell'opera buona, non soltanto che è come questa che abbiamo visto, è brutta, sforzata, fatta per forza, ma non produce nessun effetto positivo, ma neanche quelli che producono gli atti umani buoni, perché un'opera fatta in questo modo, non solo che non produce niente, ma produce qualcosa di male. Cioè, io ho avuto modo di constatare, d'accordo, purtroppo, faccio qualche esempio. Allora, voi sapete che bisogna sempre distinguere la verità oggettiva e il portatore della verità. Cioè, il portatore della verità
questo, io sono un prete, è un servo, d'accordo? È un servo della verità, cioè è un amico dello sposo. Allora, se uno ascolta per esempio una catechesi di Don Leonardo, deve dire, deve pensare, ma quello che dice Don Leonardo è vero o no? Non perché lo dice Don Leonardo, è vero? Cioè io lo riconosco come me ne accorgo subito. Allora, se io un giorno smettessi di ascoltare Don Leonardo, non mi va di sentire Don Leonardo, allora quella cosa che ha detto in quella circostanza, continuerei a farla? Questa è la domanda fondamentale, perché tu quella cosa non la fai perché la dice Don Leonardo, perché la dice Don Nicola, perché la dice Don Filiberto, Don chi ti pare. Tu quella cosa la devi fare se l'hai maturata dentro il tuo cuore come cosa vera, quindi come cosa fuoriuscente dalla verità divina, per cui la tromba che l'ha fatta uscire è cosa del tutto indifferente, d'accordo? Capito? Capisci? Quindi, cioè, a me, cioè, vi posso dire, no? Ma non voglio fare nomi. Che cosa succedeva? Io sono stato tanti anni in un'altra parrocchia, no? Io ho sempre cercato di insegnare ai fedeli che in chiesa, tanto farò un esempio, si sta conciati in maniera decente, no? Un minimo, insomma. E la chiesa non dovrebbe essere ridotta a un luogo di mercato. Ma questo non è Don Leonardo, capito? Cioè, perché se uno non ci arriva, che in chiesa non si sta come in spiaggia, cioè, non so se avete sentito il telegiornale, 20 giorni fa ho sentito a un telegiornale che i tassisti, non so se di Roma o di Milano, si sono dati un codice di autoregolamentazione per cui non puoi andare al lavoro a fare il tassista con i bermuda e gli infradito. Il tassista. Perché questo abbigliamento non è decoroso per la categoria. Quindi si va in pantaloni e scarpe chiuse. I tassisti. Capito? Cioè, ma se un tassista va in pantaloni e con le scarpe chiuse, ma in chiesa, sarà un po' più importante la chiesa che il taxi. Allora, come capivo io che la gente non aveva interiorizzato il valore? Perché quando io me ne andavo per 15 giorni d'estate, per esempio, che stavo fuori, qualcuno veniva a dire, ah, te ne sei andato tu, e in chiesa stanno tutti nudi. È la cosa più brutta che possa succedere, capito? La cosa più brutta. Io mi sono fatto, dico, non gli ho insegnato niente, non sono stato buono di trasmettere un valore, capito? Perché questi non devono fare una cosa perché ci sto io, perché poi li sgrido. E che te ne importa? Io sono essere umano, che te importa che te sgrido? Perché vuoi, perché devono piacere a me. E che ce fai con me? E chi so io? Sono mica lo Padre Eterno, sono un po' romo, so, che devi piacere a me? Capito? Allora noi queste cose dobbiamo chiedercele, capito? Dobbiamo assolutamente chiedercele, perché se non ci chiediamo queste cose, la nostra, cioè, dopo ti trovi, ah ma sto in crisi, ah ma sto qua, ma sto là, è colpa di tizio, è colpa di là, dico fermo, tu che hai fatto fino ad oggi? Che hai fatto? Come sei campato? Sei campato, come dire, a rimorchio? Hai preso bene in considerazione, cioè, ho detto tante volte, il mondo della divina volontà è un mondo così bello, anche perché è un mondo sommamente responsabilizzante. Cioè, io l'ho detto tante volte, ma questa cosa, cioè questa santa provocazione proprio dal significato etimologico latino, no? Provocare, io ti chiamo in causa, esigo una risposta, cioè Gesù vuole instaurare un dialogo a tu per tu, tra te e lui, capito? Tu le cose le devi fare per me, dice Gesù, non per Tizio, Caio o Sempronio, non per apparire bello agli occhi di Tizio, Caio o Sempronio, con piacere Tizio, Caio e Sempronio. Non si fanno le cose per questo motivo. Dopo, a un certo punto, quando andrei io, questo qua l'ho constatato, insomma, no? Persone che magari ho seguito per un certo periodo sono allontanate, ho saputo, mi sono detto, cioè, delle cose allucinanti, che ho capito, meno male che si sono allontanati, d'accordo?
perché il rapporto che avevano con me non è certamente, come dire, teologale, d'accordo? Un prete, come dice San Giovanni Battista, è un amico dello sposo. Quindi uno dice, guarda che lo sposo c'ha questi modi, c'ha queste caratteristiche, queste cose, ma tu devi unirti con lo sposo, capito? E devi piacere a lui, e devi interiorizzare le cose davanti a lui. Guardate che gli uomini, ho detto, il Papa recentemente ha fatto 2 o 3 catechesi del mercoledì sull'idolatria. E il Papa, che è un gesuita, d'accordo, quindi i gesuiti sanno molto bene alcune problematiche legate alla, proprio al, alla profondità spirituale dell'uomo, andatevi a sentire. Io ho avuto modo di citarle in più di qualche discorso. Questo è un punto fondamentale. Cioè, una persona che vive nella divina volontà in crisi non ci entra mai, non ci puoi entrare in crisi, perché tu lo senti il riverbero, la bellezza di questo mondo, la senti questa leggiadria, diciamo così, questa speditezza nel fare il bene, questa calma costante, questa gioia, d'accordo? Questa serenità, non fa niente che ci stanno problemi, difficoltà, situazioni di sofferenza, persecuzioni, chiacchiere, tutto quello che vuoi, ma tu lo avverti questa cosa, la vivi. Allora, se tu questa cosa ancora non la vivi, ma sei sicuro che hai fatto davvero, qualcuno lo chiama un'opzione fondamentale, una scelta precisa, d'accordo, profonda, ti sei ritrovato in crisi, va bene, perché? Come ho fatto ad arrivare adesso? Che cosa è successo? Magari fatti aiutare, se non ci arrivi da solo o da sola. Una cosa evitiamo di farla: non andiamo a cercare le responsabilità dei nostri momenti bui fuori di noi. Questo è contrario alla sapienza. Gesù nel Vangelo dice: non sono le cose che entrano da fuori a dentro l'uomo a contaminarlo, è quello che esce dall'uomo che lo contamina. D'accordo? Vuol dire che, dice, dal cuore escono tutte quante le intenzioni balorde, quindi devi entrare dentro il tuo cuore se vuoi andare a vedere i problemi che ci possono essere stati. Va bene, ultimo capitoletto di questa sera, volume 20, 12 ottobre 1926. Non sai tu che Adamo, fino a tanto che si mantenne il figlio primogenito della mia volontà e per conseguenza teneva il primato su tutto, io lo visitavo spesso. La mia volontà regnante in lui gli somministrava tutti i modi necessari per trattenersi con me, come figlio che forma. La consolazione di suo padre, sicché io parlavo con lui come a figlio e lui con me come a suo padre, come si sottrasse dalla mia volontà, perdette il primato, la primogenitura ed insieme tutti i miei beni, né si sentiva la forza di sostenere la mia presenza, né io mi sentivo tirato da una forza e volontà divina ad andare da lui. Bellissime queste cose, se lo commentiamo, eh? Perciò tutti i suoi vincoli con me restarono spezzati. Per diritto nulla più gli toccava, né più mi vide svelato, ma tra lampi ed eclissato nella mia luce, in quella luce della mia volontà che lui aveva respinto. Ora, non sai tu che il primato che perdette Adamo come figlia primogenita della mia volontà è passato a te, e io devo racchiudere in te tutti i beni che dovevo racchiudere in lui se non fosse sottratto alla mia volontà? Va bene, qui poi continua dicendo che Luisa è l'erede di ciò che Adamo aveva perduto. Allora, brevemente, che dobbiamo andare verso la conclusione, e vediamo alcuni aspetti di quest'ultimo, anche qui apparentemente facile e breve passaggio. Allora, numero uno, essere nella divina volontà vuol dire, libro della Genesi, Dio passeggiava con Adamo nel giardino dell'Eden, passeggiavano insieme. Quindi c'era una profonda familiarità, amicizia, amore. Dice, la mia volontà regnante in lui gli somministrava tutti i modi necessari per trattenersi con me. Cioè,
Adamo era capace di stare col Padre Eterno. Cioè, non è una cosa tanto semplice stare col Padre Eterno, eh? Cioè, avere dei modi adatti alla presenza del Padre Eterno. E quindi vivere questa relazione, certamente col Padre Eterno, ma da figlio, intima. Un'omelia che ho fatto nei giorni scorsi, che andrà prossimamente online, si chiamerà Riverenza e Confidenza, una cosa del genere. Cioè che sono il doppio binario che deve segnare un pochettino, calibrare, determinare il nostro corretto rapporto con Dio. Come si sottrassero, sicché io parlavo con lui come a figlio e lui con me come a suo padre. Come si sottrasse dalla mia volontà, perdette il primato, la primogenitura e tutti i miei beni. E non sentiva più la forza di sostenere la mia presenza. Né io mi sentivo una forza divina di andare da lui. Allora, cosa successe dopo il peccato originale? Adamo comincia ad avere paura di Dio. Allora, qui dobbiamo fare adesso una piccola introspezione conclusiva, perché Gesù dice: la mia volontà gli somministrava tutti i modi necessari per trattenersi con me. I modi necessari. Allora, noi come stiamo alla divina presenza? Punto interrogativo. Sia a livello interiore che a livello esteriore. Possiamo dire che i nostri modi sono, non dico degni di Dio, insomma, perché, ma almeno un minimo adeguati al senso della divina presenza, sì o no? Ripeto, esteriori e interiori. Anche qui, più inadeguati o grossolani sono, meno la mia anima è unita alla divina volontà, sicuro. Dice Gesù, la mia volontà fino a quando ha regnato in lui, lui si somministrava i modi necessari per trattenersi con me. Allora, qui bisogna che ciascuno di noi pensi, come stai tu davanti a Dio? Ma come preghi tu? Questo dobbiamo chiedercelo. Intanto dobbiamo fare, come prego io? Come sto davanti a Gesù Eucaristia? Che faccio quando sto lì davanti? Ci sto, numero uno. Quando mi sono fatto la comunione, che cosa faccio? Che faccio? Come mi sento? Come vivo quel momento? Cioè, mettiamoci di parola, facciamo finta, io sono Gesù e mi immagino come Gesù che viene dentro di me. Che cosa pensa di come io lo tratto, di come mi comporto davanti a lui, i modi per trattenersi con me? Come va? Quando sto davanti a Gesù Eucaristia, che faccio? Ci vado mai davanti al tabernacolo a fare l'adorazione, qualche posto dove c'è l'adorazione perpetua, dove Gesù è esposto? E che faccio quando sto lì? Che faccio? Ognuno di noi deve dare una risposta a questa domanda. Perché mi pesa, per esempio, stare con Gesù? Ah, certo che delle volte uno si sente un pochino male, si sente un pochino stanco, una giornata, però non può essere che sempre così. Cioè, un'anima divina aspira, non vede l'ora di andare davanti al tabernacolo. Questo hanno fatto anche i santi, insomma, no? Io ricordo sempre, raccontare ai ministranti l'episodio di San Domenico Savio, che quando trovava la chiesa chiusa si metteva in ginocchio davanti alla porta, e gli amichetti suoi passavano avanti e dicevano: ma che stai a fare? La chiesa è chiusa, che te stai in ginocchio? Dice: io sto adorando Gesù. Ma che ti adori Gesù? Ma la chiesa è chiusa? E lui rispondeva candidamente: che significa che la chiesa è chiusa? Cioè, Gesù sta a 20 metri anziché a un metro? Ci stanno due porticine anziché una sola, c'è quella del tabernacolo oppure la porta della chiesa chiusa? E che problema c'è?
Qual è il problema? Questo diceva San Domenico Savio, d'accordo? Perché quando c'è sta la morte è tutto. Si dice anche nel nostro parlare, che me ne importa a me? Allora, come sono i nostri modi? Punto interrogativo. Con Gesù. Perché mano a mano che ci si addentra nella divina volontà, io questo qui, cioè, lo vedo, e, cioè, io questo, scusate, l'ho vissuto, la conoscenza del mondo della divina volontà, per esempio, ha ridato un grandissimo impulso, una grande fioritura, e ridà, lo vedo anche nelle anime, alla vita interiore. Cioè si riscopre il gusto della preghiera, si riscopre anche una certa profondità nella preghiera che magari è andata un pochino perduta o sperduta, d'accordo? E cioè non perché, ripeto, non è un fatto, cioè se ne può parlare perché non è un fatto che dipende da sai, se sei un grande asceta, se sei un grande uomo di preghiera, è una cosa che tu la ricevi, d'accordo? Mano a mano che la divina volontà piano piano comincia a formare il suo regno in te, che è un processo graduale, quello della formazione, però tu cominci a percepire questi effetti. D'accordo? È chiaro che, cioè, non è che subito dall'oggi al domani Dio comincia a passeggiare con te nel giardino e ti parla faccia a faccia, come faceva con Mosè o come faceva con Adamo prima del peccato originale, no? Però si avverte qualcosa. Capite? C'è un cambio, c'è una differenza. A me, per esempio, mi fa tanta tristezza, tanta tristezza vedere, insomma, in parrocchia anche, cioè, io dopo la comunione facciamo sempre una piccola pausa, no? Però dopo la benedizione generalmente io mi intrattengo a fare qualche preghiera con la comunità, qualche Ave Maria, la Salve Regina, la preghiera, c'è il patrono che è San Giuseppe, la preghiera a San Giuseppe, la preghiera a San Michele Arcangelo, ma saranno 3-4 minuti di preghiera, no? Poi nei giorni festivi addirittura dopo il canto finale, perché così nessuno si sente obbligato. È una tristezza vedere che a volte, insomma, rimangono una minoranza delle persone, magari gente che si è fatta la comunione, tu la vedi che prende parte, cioè non è che uno si tratta di giudicare, cioè il giudizio non esiste, nella vita della divina volontà non ci sta il giudizio, d'accordo? Non c'è, bravo, bello, cattivo, tutto quello, cioè non ci stanno queste cose qui. Però se una persona si è fatta la comunione, 3-4 minuti dopo già sembra che c'ha, posso dire espressioni che si dicono, che dicevano a Roma, come mi ricordava con la mia mamma, sembra che c'ha, che sta seduto su una graticola, insomma, che se deve sbrigare andarsene, avrà un'anima del genere, anche se non sa quello che fa sicuramente, interiorizzato dei modi divini per stare con Gesù? Qualche dubbio? Qualche dubbio? Capito? Cioè tu hai appena fatto la comunione e stai aspettando Padre, Figlio, Spirito Santo, Amen, scappi subito. Cioè, ripeto, non si tratta di giudizi, si tratta semplicemente di proprio compassione in senso etimologico del termine, cioè io soffro con te, mi dispiace, d'accordo, che ancora non sei, non ti rendi probabilmente conto di quello che fai, no? Però è anche una comunione fatta, cioè una comunione non ben fatta, ho detto, cioè, ma che, quali effetti produce? Certo, c'è sempre il contatto con Gesù sacramentato, questo per carità, d'accordo? Ma con me, cioè, i vostri parroci avranno fatto un po' di prediche adesso che so 3 settimane, che veramente nell'anno B, al mese d'agosto, c'è stato questo discorso sul pane vivo disceso dal cielo, che 3 domeniche, la domenica prossima sta pure la quarta finale, c'è stata la quarta, quando scappano tutti e Pietro dice, Signore, da chi andremo, no? Cioè, allora, io dico, ma tutte queste comunioni, ma tutti sti santi, ma se Gesù dice, chi mangia di me vivrà per me. Ho mangiato domenica scorsa. Chi mangia di me vivrà per me. Dove sono tutti questi uomini e donne che vivono
per Gesù, dove stanno? E quanta gente per oggi fa la comunione? Tanta gente fa la comunione, molto più che un tempo. Allora, che significa? Questo che in passato, durante le attività catechetiche, dei miei primi anni sacerdoti, sono parlato tantissime volte. Dico, ma se ste comunioni non tirano fuori i santi, e se la comunione contiene il santo dei santi, perché contiene Gesù, ma che sarà successo? Che forse Gesù non è capace di santificare chi fa la comunione con la sua presenza? Direi di no. E allora che è successo? È successo che chi si fa la comunione non la fa bene. Non solo perché non sta magari in grazia di Dio, e quello è il top, la comunione sacrilega, ecco, ma anche una comunione tiepida, una comunione superficiale, una comunione grossolana, ma che questi sono i modi che si devono avere con Gesù Cristo? Capito? Ah, vabbè, ma tanto Gesù non ci fa caso, lui è buono, insomma, vedete? Cioè, riverenza e confidenza, cioè i modi divini di trattare, no? La mia divina volontà regnante gli somministrava tutti i modi necessari per trattenersi con me, cioè stare con Dio, è stare con Dio, insomma, capite? Non sto dicendo queste cose per fare polemiche, quindi per fare qua, per biasimarmi, per lamentare, no? Però dai frutti si riconosce sempre l'albero. Dimmi quello che fai e ti dirò chi sei. Ora, noi dobbiamo sempre essere sinceri, onesti con noi stessi. Non dobbiamo avere paura di andare anche a vedere nel nostro cuore delle cose che le vedi, dici, ma signora mia, non dobbiamo... Oh, sapete che il Papa ieri ha scritto una bellissima lettera al popolo di Dio. Andatela a leggere, non ne voglio neanche parlare. A proposito, purtroppo, degli scandali pazzeschi che continuano a succedere, insomma, in giro. Ha detto queste parole: chiediamo al Signore la grazia della vergogna. Tante volte lo dice. La vergogna è una grazia, cioè se tu il Signore ti concede di poter entrare dentro di te bene, vedere tante cose, vedere peccati che hai commesso, anche errori che hai fatto, molti dice, ma come ho fatto ad essere così stupido, d'accordo, mi si perdoni il termine, e dici, ma Signore, mi metterei solo sotto terra. Ma magari, guarda, se succede una cosa del genere, va alla prima chiesa mariana, piglia tutte le candele, mettici 50 euro, accendi tutte le candele possibili di questo mondo, perché sarebbe una grazia immensa una cosa del genere, immensissima. Cioè, capite? Cioè, la nostra vita interiore non decolla fino a quando noi non siamo capaci di entrare profondamente nel nostro cuore, accompagnati dalla luce della divina volontà, e dire, fermo, che cosa? Come sono campato fino adesso? Che è successo? Che non è successo? E come voglio campare da oggi in poi? Cioè, capite? La vita nella divina volontà richiede una risoluzione perentoria, ferma e non velleitaria. Tutti i suoi vincoli con me, chiudiamo, restarono spezzati, né più mi vide svelato. Orribile questa cosa qui. Cioè, noi conosciamo poco di Dio, di come Lui è, perché? Perché c'è lo spettro, lo schermo della nostra volontà, purtroppo. È eclissato nella mia luce, quella luce della mia volontà che Lui aveva respinto. Allora, raccomandiamoci alla Madonna, ecco, perché ci aiuti a interiorizzare bene queste cose, e vedendo ciò che il nostro padre Adamo aveva e ciò che ha perduto, possiamo essere maggiormente spronati e invogliati, ecco, a entrare bene dentro il nostro cuore e fare o rinnovare la nostra ferma risoluzione di vivere nel divin volere, che è l'unica
forma di vita che ci consente di beneficiare fin da qui di ogni bene e di sbandire, usiamo questo termine tecnico, della nostra vita ogni male. Appuntamento alla prossima puntata, amici carissimi, la mia benedizione. Ave Maria.